Il progetto Jericho Valley, che vede il comune di Bergamo come capofila, è un progetto rivolto ai partner palestinesi, in particolare ai produttori di datteri della città di Gerico. L'obiettivo è quello di dare un supporto a questi produttori sia nel processo appunto del prodotto, ma anche per aprire nuovi mercati internazionali. E ci ha coinvolto, è un progetto che vede il Comune di Bergamo come capofila e quindi che ha il compito di controllare che le attività funzionino al meglio, ma anche di collaborare con gli enti locali, territoriali palestinesi affinché anche appunto, le istituzioni possano partecipare alla promozione del prodotto dattero. E questo ci ha portato a collaborare con il governatorato di Gerico e la municipalità di Gerico su alcuni obiettivi specifici, mettendo in comune delle buone prassi che come Comune di Bergamo abbiamo sviluppato in questi anni. In particolare, per esempio, qual è il percorso per arrivare ad essere riconosciuti come città UNESCO creativa. E credo che questa sia un'esperienza molto interessante sia per i partner palestinesi ma anche per il Comune di Bergamo perché ci ha permesso di ripensare anche alcuni ruoli, alcuni compiti che il Comune stesso svolge al suo interno e di interloquire con altri partner bergamaschi che operano nella nostra provincia ma che abbiamo coinvolto per sostenere questo progetto. Credo che la cooperazione internazionale sia un'esperienza che tutti gli enti locali possono e devono fare per arricchire innanzitutto se stessi, ma anche per poter dare un aiuto, una mano ad altri enti locali che magari vivono e si trovano su territorio più in difficoltà. E questo molte volte l'ente locale, il piccolo comune, crede che non possa dare un proprio contributo. Invece l'esperienza di questo nostro progetto che ha voluto coinvolgere attivamente il comune di Scanzo Rosciate dimostra come la collaborazione fra piccoli e grandi comuni sia importante anche per la cooperazione internazionale. Il piccolo comune o un piccolo medio comune come può essere Scanzo Rosciate, il poter trasportare, il poter condividere la propria buona prassi di valorizzazione di un prodotto, in questo caso del moscato di Scanzo, con un'altra realtà lontana, ha permesso anche allo stesso comune di Scanzo Rosciate di verificare il proprio percorso fatto in questi anni, che l'ha portato appunto a essere un piccolo comune ma con un grande prodotto qual è il vino del moscato.